Grazie Giulia, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare Giulia, Andrea e tutto il comitato dello SPI per avermi invitato qui a parlare di Paleo Arte, sebbene io fra tutti quelli che stanno presentando, io sono quello che meno c'entra con la Paleo Arte, dato che io non riesco a tirare una riga con un righello. Però della Paleo Arte mi interessa molto l'aspetto più strettamente di ricerca, ma anche, ed è quello che mi piaceva parlare qui, dell'aspetto manageriale, quasi amministrativo, quasi lavorativo che si frappone tra la figura del paleontologo e la figura del paleartista. Alla fine, come hanno appena presentato molto bene Fabio e David, la paleoarte è, o paleartismo o illustrazione paleontologica, a dir si voglia, è una sinergia tra l'aspetto di ricerca e l'aspetto di illustrazione. Però quanto questa sinergia è facile, quanto è difficile, quali sono i problemi da risolvere, che tra l'altro Davide gli ha già presentati benissimo, infatti mi ricollegherò alla sua presentazione più e più volte, dato che mi ha aiutato moltissimo il lavoro. Qui potete vedere un esempio, questo è l'articolo che abbiamo pubblicato alla fine dell'anno precedente. Qui siamo partiti dall'olotipo di Parasaurolfo per andare a portare una ricostruzione ambientale e incidentale di quello che è successo a questo povero animale con tutte le patologie che abbiamo riscontrato all'interno del suo corpo. Il concetto di paleoarte è appunto quello di ricostruzione paleontologica associata ai dati scientifici, ma come abbiamo visto appena poco fa, partendo dagli stessi dati, le ricostruzioni sono molto differenti a seconda del tempo di preparazione dello studio e delle conoscenze paleontologiche, geologiche, anatomiche e tutto quello che gli viene dietro del momento. Mallison, per esempio, nel 2010, quando ha pubblicato il suo studio sulla biomeccanica di Platosauro, ha fatto un piccolo lavoro di revisione paleoartistica della specie, quindi Plateosauro, soprattutto a livello di skeletal drawing e quindi di ricostruzione dello scheletro, della postura, della conformazione degli arti, della variazione del cranio, della larghezza del collo, dei muscoli, eccetera, eccetera, passando quindi dalle ricostruzioni più antiche come quella in C e in B, per poi arrivare a quelle più accettate come E e G. E quindi ha presentato appunto questo concetto che nel corso degli anni le ricostruzioni paleoartistiche si evolvono esattamente come si evolve la conoscenza degli animali antichi, ma con alcune problematiche, perché molto spesso i paleoartisti agiscono per conto proprio. Ogni paleoartista avrà il suo background, chi più artistico, chi più paleontologico, ma diciamo che un po' rischiano di cadere all'interno di cliché, di meme, chiamiamoli, di idee che vengono promulgate continuamente da aspetti meno scientifici e più divulgativi. Un esempio è il Defensive Ring dei Ceratopsidi. Nel 1970-73 Matthes ha proposto l'idea che i ceratopsidi, durante l'attacco di un predatore, formassero questa sorta di cerchio protettivo degli adulti attorno ai cuccioli per spiegare la conformazione del cranio, delle corna, della stazza, in presenza di determinati predatori molto più grossi di loro. Un'idea molto carina, molto suggestiva, perché è quello che fa l'illustrazione paleontologica, agisce su gli aspetti più emotivi delle persone. Però sulla base di cosa? Di un bone bed, di una marea di ossa provenienti da un branco che è morto tutto quanto insieme durante la fuoriuscita di un fiume o durante la traversata di un fiume o chissà cosa. Bisogna stare molto attenti quando si fanno delle ricostruzioni, soprattutto etologiche e comunque biologiche sotto l'aspetto del comportamento, perché appunto il record fossile non è perfetto per definizione, il record fossile è imperfetto. Però appunto queste idee, il defensive rig, ma come tante altre cose, agiscono sull'impatto culturale de delle persone e poi queste idee vengono tramandate e nessuno si chiede a livello scientifico, ok, ma questa cosa
può essere fattibile? E quando finalmente ci si chiede questa cosa, si va a vedere come le immagini si siano evolute nel corso del tempo e ci si accorge che manca una base paleontologica di revisione delle conoscenze per andare a supportare quelle stesse opere che vengono proposte all'interno di libri, ma anche all'interno di paper scientifici. Per risolvere questa cosa, io e altri miei colleghi, tra cui anche Fabio Manucci, negli ultimi anni abbiamo cercato di apportare determinate metodologie e determinati concetti all'interno dei paper per non risolvere, perché sarebbe molto arrogante da parte nostra, ma almeno di introdurre l'idea di aggiungere una parte di revisione paleoartistica all'interno degli articoli paleontologici per poter dare a chi verrà poi in futuro a leggere i nostri articoli delle basi per capire se la cosa che loro vogliono ricostruire ha una base, esattamente come diceva prima David, qual è l'organo di controllo, come possiamo noi capire se una ricostruzione è effettivamente buona all'interno di un articolo oppure no. Un esempio: nel 2017 abbiamo pubblicato insieme a Simone Maganugo, Cristiano Del Sasso e Matteo Fabri il griposauro tenuto al Museo di Milano, proveniente dal Canada. E abbiamo sfruttato questa bellissima occasione che ci ha dato il Museo di Milano per introdurre questo concetto di revisione paleoartistica all'interno di del classico articolo paleontologico di monografia di descrizione osteologica e istologica. Nello specifico abbiamo visto che l'esemplare presenta delle patologie all'interno del proprio corpo e abbiamo poi associato una ricostruzione di due griposauri che combattono all'interno di un determinato sistema floreale e ambientale. Se andate a leggere l'articolo troverete che abbiamo speso un bel po' di parole nel spiegare perché questi dinosauri si stanno combattendo, perché questi dinosauri hanno per esempio una determinata colorazione, perché questi dinosauri hanno un pattern di pelle di quel modo, perché questi dinosauri sono inseriti all'interno di quella specifica associazione floristica. E poi abbiamo anche realizzato, e questo è un lavoro che fa soprattutto Fabio, abbiamo realizzato come tante idee, come ho detto prima, vengano promosse dalla stessa storia paleoartistica del genere. E quindi sarebbe una buona cosa andare a vedere effettivamente come l'animale stesso si evolve nella storia, passando dalle prime ricostruzioni associate alla sua scoperta, in questo caso nel 1916, con, vedete qui, A, fino poi alla fine, l'articolo abbiamo pubblicato nel 2017, quindi la fine è stata il 2016. E andando a visualizzare questa linea evolutiva, chiamiamola di illustrazione, possiamo andare a identificare quali sono quei pattern, quei meme che vengono tramandati da, tra virgolette, generazione in generazione e andare poi a vedere se effettivamente hanno una base scientifica o se è stata una licenza artistica voluta dagli illustratori iniziali che hanno voluto introdurla. E quindi abbiamo voluto dare l'inizio, abbiamo voluto introdurre quest'idea di intensificare il rapporto lavorativo tra paleontologo e paleoartista. Ma questa relazione è sempre così facile? Questa domanda è stata un po' il leitmotiv che ci ha portato io e Fabio a organizzare insieme all'EAVP, l'European Association of Vertebrate Paleontologists, a Bruxelles nel 2019, il primo simposio di paleoarte, non solamente come mostra paleoartistica, ma anche come stiamo facendo qui adesso con la SPI, una serie di conferenze tenute sia da paleoartisti che paleontologi e anche una round table di discussione tra le parti, dato che effettivamente un serio combattimento tra le due parti non è mai stato fatto, o se è stato fatto è sempre stato molto localizzato, mai aperto a tutti quanti, e ha ricevuto un bel po' di abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi che ci hanno incentivato a continuare. E per rendere tutto molto più colorato, visto che si parla d'arte, abbiamo anche organizzato la mostra paleoartistica associata, in cui abbiamo voluto dare spazio ai paleoartisti europei per mostrare le proprie opere. Abbiamo voluto richiedere opere stampate, quindi non siamo intercorsi in quei problemi di gestione amministrativo
e di insurance, di, non mi ricordo la parola italiana, comunque di copertura di rischi per quanto riguarda le opere vere, semplicemente abbiamo stampato le opere e le abbiamo applicate su uno sfondo nero, così da renderle anche più appetibili da un punto di vista dell'occhio. Abbiamo associato poi delle targhette con il nome dell'artista e il titolo dell'opera, tra l'altro scritte a mano dal nostro connazionale Troppo, che è stato molto gentile nel farlo. Questa mostra ha ricevuto un enorme apprezzamento. Abbiamo avuto l'aggiunta anche di alcune realtà lavorative museali, come dello stesso Bruxelles, il Museo di Bruxelles, con, vedete qui in primo piano, un gruppo privato che lavora all'interno del museo, che fanno ricostruzioni scheletriche e in vivo, soprattutto di dinosauri primati e dinosauri aviani. E vorrei soffermarmi un attimo sulle opere di Troco, che tra tutti quanti è stato quello che ha colpito di più, perché è stato l'unico a portare opere originali, scelta sua ovviamente. Noi abbiamo detto: guarda che potrebbero esserci dei problemi a livello di preservazione delle opere, ho detto tranquilli, li porto su io di persona, quindi abbiamo coperto anche quel possibile problema logistico. E tra l'altro il quadro che vediamo qui centralmente è stato fatto apposta per la mostra rappresentante Apatosaurus lewisiae. Inoltre abbiamo sfruttato l'occasione di essere a Bruxelles per parlare anche dell'aspetto paleoartistico degli iguanodonti, visto che Dawid prima ha parlato di Spinosauro non volendo parlare di Iguanodon, qui parliamo di Iguanodon. Tra l'altro Fabio Panucci, quando abbiamo avuto il primo incontro a gennaio per parlare con il direttore del museo, girovagando per i laboratori del museo stesso, Fabio ha individuato questa statua, questa qui grossa, che è la maquette, era lasciata a impolverare sopra un termo. Questa qui è la maquette che Joseph Pallenberg ha creato nel 1909 per fare poi la statua a grandezza naturale di Iguanodon, che poi è stata utilizzata nella copertina di Scientific American. E questa è la seconda ricostruzione nella storia di Iguanodon. La prima fu quella di Hawkins nel Crystal Palace. Quindi questa maquette è un'opera storica, questo è un pezzo di storia di paleoarte lasciata lì a prendere la polvere, perché non c'era nessuno che sapeva l'importanza di questa piccola statua. E grazie a questo lavoro di dimostra siamo riusciti anche a dare e a offrirle proprio questa importanza e toglierla appunto dalla polvere museale. La mostra ha avuto un grosso riscontro da un punto di vista, perché l'abbiamo giocato in maniera molto furba, dato che abbiamo posto la mostra all'interno della sala dove abbiamo tenuto i coffee break. Quindi, volente o nolente, la persona andava a vedere i quadri mentre si gustava il caffè o la birra. Quindi lì eravamo sicuri che la mostra prendesse piede. Dall'altro punto di vista, invece, è stata molto utile per l'associazione stessa, dato che gli artisti, quelli che ci hanno inviato le opere da stampare, sono stati così gentili da donarcele per darle poi all'auction, all'asta, e abbiamo tirato. E quell'anno è stato l'anno in cui abbiamo rotto il record di soldi presi per l'associazione durante l'asta. E mi ricordo ancora l'immagine del direttore dell'AVP che stava piangendo, era praticamente in lacrime perché non aveva mai visto così tanti soldi in un colpo solo, grazie appunto a questa mostra paleoartistica, che ovviamente, di nuovo, la paleoarte agisce su un punto di vista emotivo. L'emotività porta anche a: hey, voglio comprare questo quadro perché lo voglio mettere sopra il camino, e quindi più soldi anche per l'associazione, e quindi più soldi per giovani ricercatori, borse di studio, eccetera. Ma all'interno della paleoarte, qui è il punto principale, abbiamo fatto il simposio di paleoarte. Quindi abbiamo fatto quattro presentazioni sul rapporto che si interpone tra paleoartista e paleontologo. Fabio ha presentato una presentazione simile a quella che ha appena fatto, quindi un'introduzione alla paleoarte. Io ho parlato di come inserire la paleoarte all'interno dei paper, quindi la prima parte della mia presentazione. Oliver Demuth, PhD adesso a Londra, sull'uso della biomeccanica come tramite paleoartistico, e Joshua Nupe invece dell'utilizzo della paleoarte come sistema, come mezzo di SICOM, quindi nell'utilizzo dei mass media per divulgare la paleontologia. Dopo queste presentazioni abbiamo avuto la nostra roundtable, e io qui voglio darvi come spunto per la discussione che avremo fra poco.
i vari punti che abbiamo preso da questa nostra roundtable, da un punto di vista paleontologico, quindi io paleontologo verso te paleoartista, come posso contattare un paleoartista? Quindi perché non esiste una lista di paleoartisti, questo fa quello, lui utilizza questa tecnica per questo, questo e questo. Io non so, non c'è un... chiamiamolo un albo. E in che modo posso proporre una commissione? Come posso raggiungerlo? Come posso contattarlo? Una mail, un social media, qualcosa? Non lo sappiamo. Il pagamento, come posso pagarlo? Se io sono un early career researcher o un undergrad student, non ho soldi per pagare un artista, però gli artisti vanno pagati. Quindi in che modo posso pagarlo? E se non posso pagarlo, in quali altri modi posso, insomma, dargli un compenso? Può essere magari l'authorship all'interno di un paper. E se non ho fondi ma voglio pagarlo, c'è qualche modo per avere borse di studio, un piccolo grant per pagare l'artista? Non mi pare ce ne siano. E quindi come posso inserire questa cosa all'interno di un'application? Quindi all'interno di un'application 300 euro li voglio dare all'artista. Come posso scriverlo all'interno dell'application? Poi io riesco ad avere questo rapporto lavorativo. Il paleoartista mi ritorna un'opera. Vedo che qualcosa non va. A livello anatomico, a livello comportamentale, a livello di scelta di colore. Come posso criticare il lavoro del mio paleartista senza offenderlo? Perché comunque anche lui ci ha messo del suo, quindi qual è la via di mezzo a livello proprio diplomatico tra le due parti? E poi, quando io ricevo quest'opera, vedo che qualcosa è un po' fuori dai parametri paleontologici dei dati, però magari ci può stare. Dove e quando si può mettere la linea di speculazione tra dati e idee artistiche? Dal punto di vista dice paleoartista, quindi io paleoartista verso te paleontologo, come posso gestire il pagamento del mio lavoro? Alcuni paleoartisti, questo è stato un momento di grosso confronto tra le parti durante la nostra discussione. Metto una tariffa iniziale, mi baso sul numero di copie, mi baso sulle ore di lavoro. Queste cose sono cose che dovrebbero essere dette all'inizio. Poi il paleontologo mi dice: tu devi mettere questo colore. Però io, paleoartista, se faccio bene il mio lavoro, dovrei anch'io informarmi, dovrei anch'io leggere i paper, dovrei anch'io farmi una mia idea. E la mia idea va contro quella del mio paleontologo. Posso parlare con lui? In che modo posso raffrontarmi con lui? Quindi, di nuovo, questo problema diplomatico. E, appunto, come posso gestire le critiche che mi arrivano ai miei lavori in maniera costruttiva, quindi non prenderla sul personale? E per ultimo, cosa posso fare se scopro che una delle mie opere è utilizzata da terzi senza permesso? Un problema adesso nell'internet che è molto grosso. Quindi vedete che se noi mettiamo insieme tutte queste domande, c'è un grandissimo problema. Manca un organo di controllo. E questa è l'idea che ci è venuta a noi, e con questo vado a finire. La nostra idea, anzi, la nostra utopia è quella di creare un'associazione internazionale di paleoartisti e paleontologi, in maniera tale da dare una sorta di base, di organo di controllo, di riferimento per eventualmente risolvere o comunque dare la nostra soluzione, giudizio o semplicemente un consiglio per risolvere queste problematiche di amministrazione, di economia, di diplomazia o anche, come diceva prima Dewide, anche di valutare eventualmente le opere e quindi capire se l'opera presente in una data raffigurazione mediatica è possibile oppure no. Però appunto potete benissimo capire che questa idea è molto difficile, richiede delle missioni dal punto di vista anche giuridico, amministrativo, che ovviamente noi come paleontologi e paleoartisti magari non abbiamo. Quindi mi piacerebbe sapere la vostra, se magari avete anche delle soluzioni. Per ora noi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stata aprire un canale Twitter associato alle AVP, AVP Paleo Art, possibilmente in futuro EAVPA, European Association of Vertebrate Paleo Artists, però appunto questo qui è tutto ancora in costruzione, quindi vi invito a seguirci. E con questo voglio ringraziare anche la SPI, dato che la SPI con la possibilità adesso di fare una mostra paleoartistica con i nuovi talenti, i giovani talenti e anche autori che sono comunque conosciuti, la SPI ci sta aiutando nel creare questa gestione di queste problematiche, e possibilmente in futuro la SPI potrebbe benissimo diventare la referente italiana.
nel contesto internazionale di questa organizzazione, perché comunque noi in Italia abbiamo vari paleoartisti molto, molto forti, molto bravi. Io qui avevo altre opere prese dalla mostra di stasera, ma non ho voluto farvele vedere perché non voglio spoilerarvi niente. Qui ho semplicemente messo il lavoro di Trocco per dirvi appunto che in Italia abbiamo una fortissima presenza paleoartistica. E sono molto contento che la SPI abbia deciso di puntare anch'essa su questo aspetto, che è tra i più importanti per quanto riguarda anche la divulgazione paleontologica. Quindi grazie a tutti, questi sono i miei contatti se avete voglia di contattarmi per questo progetto, e sono curioso di sentire la vostra nella roundtable.